Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Nella nostra scorribanda alla ricerca del channel strip definitivo, siamo arrivati alla terza puntata ed incontriamo nuovamente Acoustic Audio ed il loro Pink 3. Giunto ora alla terza release e grazie alla tecnologia Core 13 è diventato molto meno avido di risorse, quindi più semplice da utilizzare su diversi canali senza uccidere troppo il nostro workflow. Nelle varie release l'interfaccia video ha subito diversi restyle fino ad arrivare all'attuale sempreverde API style a cui si ispira anche acusticamente. Infatti Pink è l'emulazione delle attrezzature e componenti API che tanto amano i rockers. Pink 3 è una suite di plugin, come vediamo, non soltanto quindi una channel strip. Come vedremo è composta da il 1650, un equalizzatore che emula le proprietà dell'API 550A, 560 ed il CAPI LC53A, con alcune variazioni di implementazioni che la versione hardware non possiede. Sotto abbiamo un equalizzatore grafico chiamato 780, poi abbiamo il 215 che emula la preamplificazione della serie 512, il 2412, la sezione di compressione dell'API 2005 con l'aggiunta di filtri e di crossover custom provenienti da altre macchine campionate già viste in questa serie di video, e il 7236, un compressore multibanda sempre custom, quindi non esistente nella realtà hardware. Partiamo dall'equalizzatore. La sezione del 1650 possiede al suo interno tre tipi di equalizzatori emulati, chiamati appunto A, B, C e D. Troviamo poi l'equalizzatore D, come vediamo, soltanto nella versione standalone del plugin. Nella channel strip, ritornando, abbiamo appunto A, B e C. La versione A emula il 550A, possiede 4 bande indipendenti con 5 steps. Il gain ha un'escursione di più o meno 12 dB. Il pulsante proportional che troviamo qui rende la campana costante o proporzionale, adatta ad interventi più dettagliati. Per avere un'emulazione dell'hardware precisa, lasciamo il pulsante acceso. Anche la versione B, il 550B appunto, possiede 4 bande distinte ma con 7 steps. Le caratteristiche del resto dei comandi sono le stesse. L'equalizzatore C, il 5500, possiede 7 steps e 4 bande indipendenti. Comunque, indipendentemente dalla versione del channel strip, gli EQ possono essere caricati separatamente come macchine indipendenti, appunto, come vediamo qui, con all'interno anche la sezione prededicata e la nuova configurazione D che vediamo qui in basso e che è il clone del CAPI LC53A per un'estensione dei colori più ampia. L'equalizzatore grafico a 10 bande è il modello 780, basato anch'esso sul campionamento di un modulo del 1967 dal carattere solido e aggressivo, originariamente pensato per le console, venne poi realizzato in tempi moderni per la versione Launchbox. Possiede inoltre un controllo in e out con escursione che va da più o meno 24 dB. Arriviamo così alla sezione del preamp, il Pink 215, una delle sezioni più interessanti è sicuramente la parte del preamplificatore. Al suo interno possiede 4 tipologie di preamp, dal primo, più classico, al 2, estratto dalla sezione 550, il 3, più lineare, il 4 con un colore inedito caratterizzato da un'alta distorsione rispetto ai modelli già descritti. Eccoci arrivati alla sezione del compressore, più ricercata dagli amanti delle console API. In questa emulazione troviamo diverse opzioni che lo rendono estremamente versatile ed utile in fase di mix. Partiamo dai pulsanti di configurazione. Il primo viene chiamato pulsante Insane, lo vediamo qui nella sezione a destra del channel strip, questo è il pulsante Insane. Una estremizzazione di tutti i parametri ed un'accuratezza totale dell'emulazione, che risucchia però parecchie delle risorse del processore, dedicata solo a pochi utenti che hanno grosse macchine e quindi grossa capacità elaborativa. In questa posizione possiamo avere un threshold che varia da 18 dB fino a meno 30 dB, ratio da 1 a 5 fino ad infinito, l'attacco da 0,3 millisecondi fino a 30 millisecondi, release da 0,05 millisecondi fino a 3 millisecondi. Il pulsante centrale, chiamato Pink, appunto, rosa, inserisce un high pass filter nel detect del compressore per aggiungere una compressione maggiore sulle frequenze medio-alte.
ultimo pulsante 2412 qui in se qui disegnato riapre la modalità del compressore creato in pink 1 e la sezione SH mode che troviamo qui in basso per aumentare il ritardo dell'attacco, quindi preservare al meglio il transiente. Al di sotto troviamo le curve di compressione ed un pulsante freccia che indica la sorgente del segnale per il detector o direct input o input del segnale ridotto di gain. Maggiori features le troviamo nella versione standalone, come abbiamo visto. Diamo quindi un'occhiata al plugin 2412, un derivato come vediamo della versione channel strip ma con qualche upgrade. Nella sezione preamp, la stessa del set 4 della channel strip, che può essere bypassata, l'input ha un'escursione di più o meno 24 dB, è un trim, quindi automaticamente verrà compensato nell'output. Troviamo poi il nuovo pulsante clipper per la visualizzazione dei clip interni e, come di consueto, il controllo SH mode per un miglior approccio all'attacco del compressore, chiamato anche look head. Inoltre il controllo sidechain è un sistema intuitivo per controllare il morphing tra i diversi filtri di sidechain. Il tilt che troviamo qui all'interno del sidechain knob infine aggiunge due filtri, il primo low per aggiungere un'enfatizzazione sui bassi o un boost sulle frequenze alte. Il controllo incrementa o diminuisce questi rapporti quando è in posizione flat. Arriviamo infine al nostro multiband compressor, che in realtà non esiste nella versione hardware ma è un prodotto creato da Acustica Audio utilizzando la tecnologia campionata sul modulo 2412, distribuito quindi su tre bande distinte. Ogni singola banda può essere attivata o bypassata separatamente e linkata con il pulsante link. La sezione crossover è attivabile attraverso la scelta di tre diversi tipi di crossover, divisi sempre per A, B e C, e deriva dal filtro campionato dal plugin Titanium nella versione A con 6 dB d'ottava. Il B proviene dal campionamento della serie Ivory, che ricordiamo già abbiamo visto in un altro video e che fa riferimento ai Maselec, mentre C deriva da un filtro creato da Stefano Dell'Ora con 12 dB di ottava per garantire una risposta in frequenza costante. Deriva dal progetto Emerald, sempre di Acustica Audio. Il pulsante X4 o per 4 moltiplica le frequenze per 4, appunto. Gli hardware emulati sono rispettosamente campionati da macchine risalenti alla fine degli anni 60. APA infatti possiede un suo carattere duro e particolarmente amato dal mondo del rock e della musica elettronica più estrema. Ma andiamo ad ascoltare come lavora Pink 3. Ho preso sempre uno degli arrangiamenti che sto lavorando in questo periodo, di derivazione elettronica, il pop elettronico, quindi, a cui ho applicato Pink 3 su tutti i canali, fino ad arrivare alla sezione master, che adesso chiudo, dove vedremo anche qualche piccolo trucco per utilizzare al meglio Pink 3. Per cui partiamo sempre dalla sezione ritmica. Appendiamolo. In questo caso ho fatto delle piccole variazioni con il channel strip sull'equalizzazione. Sentiamola. Ho aperto un po' il sound sui 15.000 utilizzando la versione C dell'equalizzatore, mentre poi ho utilizzato la versione A, quindi 550A, per aggiungere un po' di corpo sulla cassa sui 100 Hz e un po' di apertura del rullante, in questo caso dei claps, ma arriverà anche il rullante, sui 3000. Sentiamolo senza l'equalizzatore, come il rullante ad esempio cambia carattere. Chiaro. La cassa viene in avanti. Poi ho utilizzato la sezione di compressione in modalità pink con un hard knee molto aggressivo. Mix l'ho messo in parallelo, ovviamente. Ho rallentato l'attacco e ho velocizzato la release. E riascoltiamo. Senza. Con. Notiamo la presenza sul basso, sulle frequenze basse della cassa. Il sound acquista non soltanto compressione, ma anche maggiore tridimensionalità. Passiamo ai bassi.
caso il basso era molto scuro, ascoltiamolo con tanta risonanza sul low end, perché proprio il tipo di basso, un Music Man ha questo tipo di risposta, non adatto ad essere utilizzato così com'è con la batteria, perché io preferisco utilizzare quelle frequenze per il low end della cassa. L'ho schiarito leggermente, quindi boostando su 700 e su 2005 e dando sempre un po' di corpo sui 100 con uno shelfing, come vediamo. Il compressore aiuta ovviamente l'esecuzione del basso, il Ni non è troppo duro e il ratio è sempre più estremo, ma ho mantenuto una versione parallela. In questo caso ho utilizzato anche un preamplificatore. Sentiamolo insieme al... altre tracce, andiamo sulle chitarre. In questo caso ho aperto lo shelfing sugli 8000 per schiarire le chitarre e tagliato la risonanza sui bassi, quindi sulle frequenze basse, con uno shelfing appunto dai 50 in giù. Un minimo di compressione, non ho esagerato, altrimenti le sezioni di chitarra che si sovrappongono cambiano i rapporti. Sentiamo senza. Aggiunge tridimensionalità al segnale. Torniamo qui. Passiamo ai pads. Sentiamo i pads. In questo caso ho eliminato un po' di medio basse, sentiamo com'erano. Senza esagerare, però in questo modo si siedono meglio all'interno del mix senza infastidire le chitarre e il basso. Stesso discorso per il pianoforte. Un po' di inscatolamento presente sui 1500, sempre interventi non troppo invasivi con un'aggiunta di una piccola compressione. Ascoltiamoli tutti insieme. Spegniamo tutto. Sentiamo lo sbilanciamento dei bassi e notiamo la differenza e la chiarezza ora di tutto il mix. Passiamo al master. In questo caso ho creato una catena di master utilizzando i nostri compressori 2412. Grazie a Studio One è possibile fare un tipo di mastering, in questo caso MS, anche se il compressore non lo prevede. Ho utilizzato il mix tool di Studio One per creare la matrice MS, lo splitter che ha appunto splittato il canale M, Mid e S Side, su cui ho inserito due diversi tipi di 2412. Il primo appunto si occupa della compressione del segnale Mid e l'altro della compressione del segnale Side, a cui ho aggiunto soltanto un equalizzatore di Studio One che chiude un po' i bassi con 12 dB d'ottava e una piccolissima correzione sui medi e un'enfatizzazione sulle alte, proprio delicato. Ascoltiamo il risultato.
abbiamo la chiarezza sul side. Più pronunciato. Rimaniamo sempre in una ottimizzazione del gain staging sui meno 12 come RMS per poter poi avere spazio e quindi headroom per lavorare ulteriormente sul master. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter finanziare questi piccoli video gratuiti con un piccolissimo contributo da parte vostra, ma che mi permette di acquistare licenze da poter utilizzare nelle recensioni e nei test. Vi ricordo che su Patreon poi avrete dei contenuti esclusivi che non sono presenti sul canale YouTube. Per il momento è tutto, ciao, a presto!